Buonasera, buonasera Migli Paduli. Facciamo il video consueto per analizzare la gara della Fiorentina. Video che, badate bene, se non lo condividete presso tutti i tifosi viola che non conoscete, spero vi si ritorca contro, portandovi all'autogrill di Brogeda, comprandovi 8 o 10 camogli che non verranno pagati, ma saranno caricati per intero sul vostro conto, perché chi non mi condivide il canale con tutti i tifosi viola non merita altro che questo drammatico destino. Allora, veniamo alla partita con il Chievo. Dalla formazione ho visto che dovrebbe giocare Anko, che non è una marca di gomme, non è un film con Will Smith, ma è un terzino di grande prospettiva sul quale le valutazioni sono già attorno alla decina di milioni, quindi è un giovane che ha giocato poco finora, ma di cui si parla molto bene. Lo vedremo probabilmente al posto di Biraghi. Dovremo ringraziare probabilmente il giudice sportivo, grazie, perché avendo cazziato Edmilson, domani probabilmente vedremo Norgaard dal primo minuto, sperando di vederlo in cabina di regia, cosa che consiglio praticamente da inizio anno perché è l'unico regista che abbiamo in squadra, ma anche perché è un giovane che è stato comprato quest'estate e che quasi mai abbiamo visto in campo. Siccome per vedere dei giovani giocare nella nostra squadra con Pioli bisogna andare da Mosè e chiedergli se può spiegare a Pioli che qualche volta ci farebbe piacere anche vedere qualche cambio, vedere qualche giovane e vedere questo benedetto Norgaard, speriamo che domani sia la volta buona, anche perché purtroppo ho visto che è in ballottaggio con Gerson, quindi non è neanche detto che giochi domani, purtroppo. È in ballottaggio con Gerson, che ricordo è un giocatore neanche nostro, che è in prestito dalla Roma, però a Pioli piacciono Gerson ed Edmilson. Speriamo di poter vedere Anko e Norgaard, che questi giovani che sono stati comprati, almeno di vederli, così da farci un'idea. Non è chiedere il mondo all'allenatore, speriamo che il giudice sportivo aiuti il nostro allenatore nel fare la formazione finalmente. È una partita che non ho inserito nel video di pronostici che vi vado a mettere qui sopra perché non rientrava nella giocata che volevo fare, però se avessi, o meglio, se avrei, come dicono i maestri del futurismo, inserito con un pronostico, mi sarei giocato l'X2, un po' per tifo, un po' per speranza, ma anche perché è una partita da vincere. Domani giochiamo contro l'ultima in classifica. Se abbiamo delle velleità europee, alle quali io vi ripeto, credo limitatamente, però se, come si dice, si vuole puntare all'Europa, in casa dell'ultima in classifica devi andare a vincere, anche perché secondo me dovevamo vincere anche in casa con la Sampdoria, perché eravamo in ritardo, perché giocavamo in casa, abbiamo pareggiato. Se pareggiamo o addirittura perdiamo anche a Verona, stiamo veramente commentando una loffia. Quindi io mi aspetto la vittoria, chiedo la vittoria a Verona. Possiamo dire 300.000 convenevoli che non sarà facile, che il Chievo comunque non è morto, che il Chievo è sempre il Chievo, tutto quello che volete, però la Fiorentina domani deve andare a Verona e vincere. Quindi io mi aspetto la vittoria. Poi la teoria del peto è sempre in agguato, cioè la teoria del peto è sostanziale con questa Fiorentina, è immanente quando noi analizziamo la Fiorentina, perché è una squadra che può perdere dappertutto, può perdere sempre, può perdere in qualsiasi momento, però bisogna chiedere e ci si aspetta tutti la vittoria, anche perché come squadra siamo più forti. Vedo insomma una squadra che deve andare a Verona a vincere, questo mi aspetto. Se noi iniziamo veramente a perdere un sacco di punti, ne abbiamo già persi, per carità, tanti, però avere un'altra battuta d'arresto in quel di Verona sarebbe abbastanza patetico. Detto questo, vi parlo un attimo di mercato, perché ieri ho letto che si sta continuando a parlare della questione Gagliardini e si sarebbe affiancata a questa trattativa l'ipotesi di parlare con l'Inter, come vi dicevo, l'ho letto su fiorentina.it, della cessione di Benassi e Biraghi. Occhio, questa cosa di Biraghi ve la dissi qualche tempo fa ed è anche parzialmente confermata da quanto sta facendo l'Inter, perché l'Inter ha preso questo Cedric Soares
Però sembra più un profilo per andare a tappare il buco creato da Versalico con le sue scarse condizioni, piuttosto che un affare di livello che ti porti avanti da qui a qualche anno. È la classica riparazione che si fa nel mercato di riparazione, mi sembra. Poi magari Cedric diventerà un fenomeno e resterà, però più probabilmente l'Inter a giugno andrà comunque alla ricerca di un laterale difensivo, di un esterno, e in questo caso Biraghi all'Inter credo possa fare comodo. A me non entusiasma, ve l'ho sempre detto, per carità, buon giocatore, però penso che nella Fiorentina di 4-5 anni fa sarebbe stato un medio della squadra. Lo trovo un buon giocatore e nulla più, ha il pregio di fare tutte e due le fasi, però voglio vedere questo anco perché in quei pochi spezzoni di partita che avevo visto mi aveva ben impressionato. Per il resto Gagliardini non mi dispiacerebbe, nel senso che è un giocatore che vedrei bene. Vediamo a Verona cosa riusciamo a portare a casa, non mi aspetto granché. Ho letto una intervista ieri di Corvino dove per l'appunto parlava della fiducia che lui ripone in Pioli nel fatto che per lui la squadra sta facendo bene, che vuole sedersi con Pioli, vedere cosa fare. Ho letto anche che lui, insomma, vorrebbe puntare ad una Fiorentina giovane, ad una squadra finalmente capace di crescersi in casa i fenomeni, non avendo la possibilità di andare ad acquistare i fenomeni sul mercato. Alla buon'ora, mi verrebbe da dire, speriamo sia vero, speriamo che non vengano fatti gli errori che questa mattina citavo, e aggiungo anche che per avere una squadra che fa della crescita dei giovani il proprio plus, se tu vuoi risparmiare sul mercato giocatori, non puoi permetterti di risparmiare sul mercato allenatori. Cioè, puoi avere una squadra di giovani, puoi avere una squadra che dalla griglia di partenza non è messa immediatamente tra le primissime perché ha tanti giovani e va valutata, però in quel caso devi avere un allenatore di cui ti fidi al 100% e che è molto bravo a lavorare con i giovani, ma non solo a lavorare con i giovani, ma a crescerli e a dar loro un plusvalore, a insegnargli il calcio, a insegnargli come emergere, a farli emergere, e non credo che Pioli sia questo tipo di figura. Riassunto, vuoi fare una squadra che punta sui giovani tuoi o acquistati molto giovani da altri e valorizzarli? Benissimo, non c'è nessun problema, però devi avere un Gasperini, devi avere un De Zerbi. Devi avere gente con le palle che i giovani li sa trattare e che sa gestire signorilmente in maniera inequivocabile le squadre di cui ti fidi al 100%. Specie in questi progetti l'allenatore è essenziale, essenziale. È anche per questo che io sponsorizzavo e sponsorizzo a giugno una profonda riflessione non solo sui giocatori che abbiamo, ma soprattutto sull'allenatore e sulle volontà della società, che comunque, ripeto, non colpevolizzo troppo, non sono un anti della valle, mi conoscete, sono cose che ho detto e ridetto e vi invito a vedere i video. Detto questo, vi auguro una buona partita, forza Fiorentina, speriamo di vincere e condividete il video in ogni luogo e in ogni lago. Un caro saluto.